Ci troviamo a Piacenza insieme al banchiere ed economista Ettore Gotti Tedeschi. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie. Siamo qui in occasione di una conferenza sul suo ultimo libro, Così non parlò Zarathustra, in cui ci verrà illustrata poi la crisi del mondo occidentale e si cercheranno delle ipotesi, si cercherà di capire da dove deriva, secondo l'autore, questa crisi che prima di tutto potrebbe avere appunto delle cause a livello spirituale e morale, ancora prima che economico, ecco. Ma innanzitutto, che cosa l'ha spinta a scrivere questo libro, che lei ha scritto, se non sbaglio, in periodo pandemico, quindi l'esigenza da cui è nato questo libro? Soprattutto il tempo disponibile per poter fare queste riflessioni, scriverle, correggerle e mandarle all'editore. Però queste riflessioni sono state in qualche modo anche pensate e si sono modificate rispetto al passato, quindi durante quello che è avvenuto nel periodo pandemico, quindi un insieme di eventi hanno in qualche modo influito sul suo pensiero o sono frutto comunque di idee che lei aveva già maturato anche 10 o 20 anni prima? Io ritengo che soltanto uno scrittore professionista potrebbe inventarsi un libro e dei messaggi in brevissimo tempo in funzione dell'osservazione dei fatti, sempre che sia capace di farlo, perché osservare i fatti non significa capirli. Per capirli bisogna averli studiati e osservati negli anni in cui questi fatti nascono o perlomeno vengono originati, perché un fatto è un effetto, bisogna aver capito le cause. Su queste tematiche qui della globalizzazione, nel processo di globalizzazione, studio da 45 anni, ma anche professionalmente, dimentichi l'aspetto spirituale e morale. Questa è stata una conseguenza successiva quando mi sono domandato perché succedevano certe cose. La pandemia ha soltanto stimolato una riflessione. Vede, il nostro mondo occidentale in questo momento sta andando verso un nuovo reset, una nuova correzione che viene chiamata nel mondo, chiamiamolo, della finanza, dell'economia sofisticata, viene chiamata nuovo capitalismo, un nuovo capitalismo che viene definito sostenibile e inclusivo, che di fatto è un cambiamento di strategia drammatico e di regole del gioco dell'Occidente nei confronti del mondo intero. Il mondo occidentale, parliamo degli Stati Uniti, in alleanza con l'Europa, sta cercando di riprendere le guide di quella leadership che stava perdendo, che probabilmente ha anche in gran parte perso, inventandosi un nuovo capitalismo. Durante la cosiddetta pandemia, la percezione che ebbi è che la cosiddetta pandemia stava accelerando moltissimo una parte di questo processo che era stato auspicato. Quello soprattutto cosiddetto sostenibile, cioè il digitale. La pandemia ha accelerato di almeno 15-20 anni quel processo di passaggio da dove eravamo nel 18-19 a quello che saremmo arrivati probabilmente 15-20 anni dopo, cioè il processo di digitalizzazione. Lo smart working ha accelerato di almeno, appunto, ripeto, 10-15 anni il processo di digitalizzazione, come la guerra in Ucraina ha accelerato la soluzione, speriamo, del problema energetico. Quindi sono due fenomeni che probabilmente non sono stati, anzi certamente, non sono stati voluti e pianificati per questo, ma sono stati gestiti negli effetti in modo naturale sicuramente, da una gran parte, in modo normalmente legato alle capacità dell'uomo di gestire i fenomeni che gli sono più propri. Diciamo che c'è anche stata un buon gioco tra occasione e intelligenza umana. Quindi, facendo un passo indietro nel tempo, quando lei parla di rapporto Kissinger e vedeva già allora dei piani o comunque dei rischi
per la nostra società in quel tipo di piani che venivano in qualche modo scritti, o anche nel discorso Nuovo Ordine Mondiale, World Economic Forum, tutto quello che veniva dichiarato da certi personaggi e millantato per il bene dell'umanità, lei lo vedeva effettivamente a fin di bene o vedeva già dei pericoli? Io sono un osservatore asettico e credo di essere professionale e anche molto razionale. Di sicuro non mi lascio influenzare da spiriti emotivi di persone che magari leggo, mi circondano. Io all'inizio ho guardato con enorme attenzione la nascita del cosiddetto progetto Report Kissinger 1, 2, 3 del 1970, 71, 72 fino agli anni 74, perché era un progetto che di per sé dichiarava delle cose estremamente importanti: omogeneizzare il mondo, renderlo più assimilabile dal punto di vista, per esempio, della cultura, del potere d'acquisto, della sanità. Cioè, il progetto inizialmente ebbe degli obiettivi da cui non ci si può sicuramente, che non si può non condividere. E il problema è come sono stati realizzati, che progressivamente negli anni successivi ha lasciato perplesso molte persone, perché sono stati imposti. Quando che è imposto mi lascia perplesso, molto perplesso. Quindi come messaggio lei cosa vuole trasmettere sostanzialmente al lettore? Non è un messaggio, il mio non è un messaggio. Io stasera mi sono proposto di spiegare perché ho scritto il libro. Il libro l'ho scritto perché c'è una grande preoccupazione in me, e ritengo in molte altre persone, che quello che è successo sta snaturando addirittura la persona umana, e questo è preoccupante dal punto di vista di, non soltanto dal punto di vista morale, ma gli stessi strumenti. Pensi soltanto l'economia. L'economia è stata fino a un certo periodo, fino a alcuni decenni fa, era considerata lo strumento per soddisfare i bisogni umani. Oggi l'economia non è più considerata tale. Oggi l'economia è diventata una scienza anzitutto, e l'economia non è una scienza, nonostante qualche illusione di qualcuno che si ritiene uno scienziato. L'economia è una grande tecnica evoluta. Il più grande economista, diciamo, in questi ultimi 100 anni, Keynes, quello che aveva risolto in gran parte i problemi della famosa crisi del 29, faceva lezione ai suoi studenti, prendeva una mela e diceva: adesso faccio cadere la mela. La mela veniva attratta dalla forza di gravità, che è una legge. Diceva: vedete, la mela di Newton non è la mela dell'economia. Prendeva la stessa mela, dice: se io faccio cadere la mela dell'economia, va a 6 metri di distanza, ma non so dove rotola. Cosa vuol dire? Che nell'economia un obiettivo, e quindi la scelta di come realizzare un obiettivo, non lo raggiunge mai. Una causa presunta non determina l'effetto, mentre come una legge di gravità. Quindi l'economia non è una scienza. Cosa succede quando l'economia vuole imporre determinate soluzioni? Inventa utopie. Sempre la storia del mondo è piena di utopie. Quando io non ho una capacità scientifica di arrivare a un risultato, lo invento utopisticamente. E noi viviamo da 50 anni di utopie corrette da reset infiniti. Ma quello che preoccupa è il prossimo reset. E questo è un po' più, perché secondo me presenta dei rischi che potrebbero sfuggire alle mani dell'uomo. Come aveva detto San Giovanni Paolo II in un'enciclica, si chiama Sollecitudo Rei Sociali. Diceva: l'uomo di questo secolo è molto bravo e geniale nel realizzare nuovo processo di crescita della scienza, di tecnologie, di tecniche, ma non è molto attento a un fatto: che la conoscenza, cioè la scienza, la tecnologia, per essere ben gestita ha bisogno della sapienza dell'uomo, e l'uomo non investe in sapienza, investe solo in conoscenza. Quindi la conoscenza, che sono le leggi scientifiche, rischia che gli sfugga di mano. Benedetto XVI in Cartes in Veritate chiarisce ancora meglio cosa vuol dire. Dice: se l'uomo continua ad essere nichilista, a prescindere dai valori di riferimento, è un po' ignorantello se vogliamo, questi strumenti scientifici prenderanno autonomia morale.
Questo è il punto chiave di Caritas in Veritate, quello che fa sì che tutto il mondo tecnocratico cominciasse a avere dei dubbi sul fatto che quel pontefice potesse aiutare quel processo di sviluppo o sostenere, meglio, forse lo aiutava negandolo o perlomeno mettendolo in evidenza i rischi, ma il mondo non gli ha creduto e ha fatto quello che ha fatto. Nel libro Così non parlò Zarathustra, il banchiere ed economista Ettore Gotti Tedeschi ha individuato quelli che a suo avviso sono i 5 fattori principali che hanno determinato la crisi della civiltà occidentale negli ultimi 50 anni. Scrivo il libro per scrivere perché è fallita la globalizzazione. Il processo di globalizzazione, che bisognerebbe soltanto prendere 10 minuti per definirlo, passatemi ovviamente l'impossibilità di farlo. Il processo di globalizzazione è il mondo che diventa globale. Nessuno sa cosa sia il mondo che diventa globale, però viene chiamata globalizzazione. Perché è importante questo fallimento? Perché determina il fallimento della civiltà occidentale. E questo è l'appunto chiave. Cosa vuol dire il fallimento della civiltà occidentale? Perché fallisce? Perché cambiano le regole del gioco in 50 anni. Cambiano le regole del gioco e gli strumenti con cui l'uomo opera in 50 anni, dagli anni 70 a ieri. Dagli anni 70 al 2020, per dire, l'anno in cui appunto concepisco questo, ma non ci sono stati grandi cambiamenti, il mondo cambia tutte le regole del gioco. Poi vi dirò quali. Ma perché il libro è, secondo me, l'ho scritto e ritengo che sia abbastanza significativo, non importante, ma perché adesso per correggere gli errori fatti negli anni precedenti, il mondo occidentale sta preparando una serie di soluzioni e di nuovi progetti che sono ancora più rischiosi di quelli precedenti. Vi sarete tutti resi conto che negli ultimi tempi non è soltanto finito il Covid, ma è anche scoppiata una guerra. È una guerra che non finirà tanto facilmente, perché se finisce fallisce l'Occidente. In più, questa guerra comporterà la spartizione del mondo in due nuove aree, est e ovest, quando nei 20 anni precedenti, dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il mondo si era ricomposto in una unità, quando era separato. Il mondo l'abbiamo ricomposto negli ultimi 50 anni e adesso lo stiamo riseparando. Perché? Questa è una domanda su cui bisogna rispondersi. Non lo leggete sui giornali, non lo scrivono i grandi editorialisti, perché i grandi editorialisti non devono farsi nessuno nemico. Allora, qualsiasi cosa dicono e devono in qualche modo cercare di compiacere chiunque. Così sono sempre molto sfumati, anche se le cose le sanno. Le sanno, ma non si possono dire. Vi dicevo, ci sono una serie di fattori che hanno cambiato le regole del gioco negli ultimi decenni della civiltà occidentale. Ne numero 5, sono infiniti, ne scelgo 5, che sono i più facili da comunicare per me. Dal punto di vista morale, dal punto di vista di ragione, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico e dal punto di vista antropologico. Da questi 5 punti di vista il mondo negli ultimi decenni ha cambiato radicalmente le regole del gioco, con una conseguenza che sarà drammatica, che vi spiego, che poi potete anche non condividere, però io ve la dico, sono qua per provocarvi. E il mio scopo è provocare, non è, e per cui sarò ogni tanto un po' paradossale, ma lo faccio soltanto per essere più provocatorio possibile. Dal punto di vista morale, cercate di ricordare anche tante cose che sentite, leggete in televisione. Dal punto di vista morale, fino a pochi anni fa, c'era un riferimento, il riferimento del sacro, quello che è sacro. Oggi il sacro è sostituito esclusivamente dalla scienza. Oggi sacro è scientifico. Se non è scientifico, non è sacro. Voi direte, oh là là, ma lo dice anche il Papa. Lo dice anche la Chiesa. I teologi di oggi non oserebbero mai mettere in discussione la scienza. La scienza sostituisce il miracolo, sostituisce il sacro.
È importante questo, perché in tutta la nostra vita, ovunque, se una cosa non è scientifica, e nessuno ti spiega cosa vuol dire essere scientifico, perché pochi sanno cosa vuol dire essere scientifico, forse lo sanno alcuni scienziati onesti, se non è scientifico non è credibile. Ovviamente segue la cosa più importante per noi, che discende da questa, che è la ragione. La prima era la morale da sacro a scientifico, e la ragione è ancora più sofisticata. Spero di riuscire a spiegarla. Da libero arbitrio a determinismo scientifico. Il libero arbitrio è scomparso, è finito. Il libero arbitrio è la mia capacità naturale di capire cosa è bene e cosa è male, prendere e fare delle scelte. Bene, sappiate solo che da un decennio questa facoltà supposta e presunta viene negata e viene responsabilizzata di tutti gli errori fatti negli ultimi decenni. Perché? Perché il libero arbitrio è personale, soggettivo e irrazionale. Lo sento. E quindi è l'origine di tutti i misfatti degli ultimi decenni nell'umanità. Cosa si pone al posto di libero arbitrio? Mi viene da dire l'algoritmo. Ma l'algoritmo, il digitale. E l'algoritmo, quello che passa dal digitale. L'algoritmo è un sistema che regola il mondo. Ma quello che conta è che non soltanto il libero arbitrio, che è sostenuto dalla teologia cattolica e dalla civiltà, che vi dicevo prima, cattolica, viene sostituito dal determinismo scientifico. Se non è scientifico, la tua valutazione non vale nulla. È erronea. Voi rendete conto di questo, che impatto abbia su una civiltà che si sta modificando? E sull'uso degli strumenti. Il terzo è l'economia. Fino a ieri di economia non si parlava molto. Adesso si parla solo di economia. Fino a ieri la Chiesa, nella Chiesa, i teologi dicevano la Chiesa non si deve occupare di economia. Pensate a tutto il magistero negli ultimi 10 anni su cosa è centrato, economia e sociologia. Non più morale, non più teologia, non più patristica, esclusivamente economia dal prima all'ultimo. Perché? L'economia che cos'è? È uno strumento che serve a soddisfare i bisogni dell'uomo. Se chiunque io facessi questa domanda non mi dà questa risposta, perché non è vero. L'economia è diventata uno strumento di potere. Signori, vi faccio una domanda, fatela dentro di voi. Avete avuto più paura del Covid o della crisi finanziaria? Avete più paura di stare 10 giorni in ospedale o di perdere tutto quello che avete? Ci avete mai pensato? No, perché siete fortunati. Perdere quello che si ha è più grave che passare 10 giorni in ospedale. Perché uno dice, poi dall'ospedale esco, ma se perdo tutto, chi me lo ridà indietro? Siamo molto attaccati ai nostri risparmi, ai nostri investimenti, a quello che abbiamo, e questo è normale e anche giusto, perché fa parte della proprietà privata, che è un valore di difesa della individualità e della libertà. Però l'economia ci ha fatto prendere paura. Se la Banca Centrale Europea dice punisco l'Italia, i nostri governi cambiano da così a così. Se non fai una legge che ti dico io di carattere etico, non la applichi entro l'anno, io ti tolgo il PNRR. Secondo voi teniamo il PNRR o ci teniamo la legge morale a cui credevamo? Ci prendiamo il PNRR. Allora, l'economia da strumento per soddisfare i bisogni dell'uomo è diventato uno strumento di potere che fa prendere paura. Vi rendete conto di questo, quanto possa influenzare le modifiche di una civiltà politica? Beh, la politica è più facile, da democrazia velata, che non, in realtà sappiamo tutti che non c'è mai stata, a una forma di tecnocrazia, altrettanto complessa e difficile da capire. È difficile spiegarmelo. Tecnocrazia è il governo di chi sa fare le cose o di chi pensa di saper fare le cose. In realtà è il governo di quella
parte di potere che attraverso di lui pensa di controllare meglio il proprio potere, ma prescindiamo, la democrazia non c'è mai stata. Ultimo punto antropologico, che è quello che secondo me è il più importante. Dal punto di vista antropologico c'è stato negli ultimi 50 anni il più grande cambiamento rivoluzionario radicale. L'uomo, creatura di Dio, è diventato un bacillo sfuggito all'evoluzione. Animale intelligente, ma con la stessa dignità del bacillo sfuggito, con un plus. E fate attenzione, pensate a tutto quello che leggete, sentite dalla televisione o in altri programmi. L'uomo è diventato anche il cancro della natura, responsabile di tutti i problemi dell'ambiente. Quindi ciò che era sacro prima, la dignità dell'uomo, oggi è diventata la natura, e questo può anche passare, ma l'uomo è il nemico della natura e come tale l'uomo deve essere diffidato, ridotto, condizionato, punito in tutto. L'uomo oggi non è più una creatura più o meno figlia di Dio o altre cose. L'uomo è il pericolo per l'equilibrio della natura, cioè dell'ambiente, della terra. Pensate, in 50 anni, 50 anni fa le cose non erano così. In 50 anni il mondo è cambiato dal punto di vista morale, dal punto di vista razionale, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, per quello che può essere, e dal punto di vista antropologico. E questa è la ragione per la quale ho pensato che valesse la pena fare delle riflessioni per scrivere il libro. L'autore ha smontato quelle teorie di stampo malthusiano secondo cui la crescita della popolazione annullerebbe quella economica, dimostrando come invece nella realtà accada esattamente il contrario. Aumento della popolazione e aumento del PIL nel lungo periodo vanno di pari passo. Il messaggio chiave è: dove è cresciuta la popolazione? Nell'Occidente? No! Nell'Occidente non solo non è cresciuta, ma è persino diminuita, integrata da immigrazioni volute. E l'Occidente è diventato povero. Ve lo dimostro. Negli anni 70 il prodotto interno lordo mondiale era controllato dal cosiddetto Occidente per il 93%. Oggi per il 43%. Allora, se uno si domanda che cos'è successo negli ultimi 50 anni al mondo, basterebbe questa considerazione. In 50 anni l'Occidente ha perso la metà del suo potere economico, finanziario, eccetera, eccetera. E ha squilibrato completamente il mondo.